tutti voi, ragazzi miei. Allora, questa live comincia con G. Era una live improvvisata, pensavo di farla solo oggi pomeriggio, ma ho un ritaglio di tempo anche stamattina. Buongiorno Typhoon. Giochiamo Elfi sull'account free to play e poi ci spostiamo sul main account con, penso, standard o forse limited, chi lo sa. Allora, questo sta a 2-0 per il momento. Avrei voluto giocarlo off live come stavo facendo, ma purtroppo c'è un problema. Ciao Broccolo, buongiorno a tutti ragazzi. C'è un problema con l'applicazione per cellulare. Android è in manutenzione, quindi lo giochiamo qua. Ciao Fabrizio. E niente, giochiamo un po' a Magic anche stamattina. È parecchio che non portavo Elfi, quindi torniamo sul canale, eccetera eccetera. Appena scaricata va in loop, esattamente. Infatti stanno indagando. Non troviamo Oppo? Attenzione, vabbè, mancando effettivamente la parte del cellulare, potrebbe essere che ci sia meno gente che stia giocando ad Arena stamattina. Potrebbe essere. Oblivate, tra l'altro solo Android. Ciao Cloud, buongiorno ragazzi. Tutti puntualissimi. Beh, questa è una bella mano. Questa è una bella bella mano. Turno 1, anche se siamo on the draw. Turno 2, turno 3. O turno 3 se troviamo terra e va tutto liscio. Allora, terra l'abbiamo trovata, vediamo se ha già push. Non ha push di primo, molto bene. Manca la parte di cellulare. Cellulare non va, ragazzi. Chi ha Android, Windows e 3. Scusate, Windows e Apple, non lo so. Rakdos vecchio? Sei tu? Sei tu, Rakdos vecchio? Non bene, perché se ora fa removal, ci troviamo un pochino a capo. Monogreen Elfi, sì. Io sono abbastanza conosciuto per Monogreen Elfi. Tappo tutto e perdo tutto, perché ho vinto una challenge historic con Mono G Elfi, mia lista. E quindi è il mio mazzo preferito in realtà in historic dopo. Vedi, tu hai iPhone, il problema è su Android, Cloud. Il problema è su Android. Se qui lui facesse Crucias, Liliana. Vabbè, Liliana in realtà ci ha fatto un regalone pazzesco. Perché scarto? Vabbè, grazie. Grazie. Lo accetto questo scarto, direi. E direi che con questa top deccata qua va ancora meglio, guarda. Va veramente ancora meglio. Allora, due mana, Freya. Buongiorno, Luke. Sì, tanti elfucci. Che ora, tra l'altro, fanno un bel disastro, perché siamo open di company. Liliana non ci farà mai removal. E lui non è contento. Potrebbe avere Brotherhood, motivo per il quale, se mi voglio provare a salvare la board, dovrei essere costretto a fare poi company. Allora, qui abbiamo attaccato, perché secondo me lui, avendo fatto adesso, non conveniva fare company qui. Qui conveniva cercare di gestirgli questa Liliana. Possiamo scartare il prossimo turno Crater of Behemoth, se lui attiva Lily. E in qualche modo lui deve gestire Freya Lise ora. Quindi, in teoria, in questo momento qui, Marwyn feed the sworn. Allora sarebbe stato meglio fare company. Peccato. Pensavo fosse facesse una giocata diversa questo Oppo. Forse non dovevamo attaccare Liliana e fare company tenendo Marwyn open. Può essere. Può essere, vediamo, Allora, qui lo facciamo senza dubbio. Ciao, Gorgoth. Secondo me non cambia un granché, nel senso che adesso, avendo comunque 4 mana, quando lui fa scarto di Lily, noi si fa company e si ruba la partita. Dipende tutto cosa fa lui ora, perché io ho una gran paura di Brotherhood, però effettivamente lui ha un mana rosso solo. Ciao Gorgoth! Sì, ci sono un paio di elfi, ma non credo che verranno giocati in elfi, perché credo che vengano giocati più che altro in standard, in liste aggressive. Esatto, ha funzionato. Mamma, se abbiamo girato male però. Quindi o teniamo in vita Marwyn a 6 o probabilmente perdiamo. Grazie Dime. Grazie. Grazie mille. Con la citazione al Signore degli Anelli, tra l'altro. Grazie mille Dime, grazie di cuore. E questa è una bella pescata. Questa è una gran bella pescata ora, perché attiviamo Marwyn, peschiamo e secondo me portiamo a casa la partita. Secondo me qui
è molto difficile per l'Oppo gestirci adesso. Cioè, per carità, ok, a posto. 3-0. 3-0, buono. Strano Rakdos il suo, versione mista tra il vecchio e il nuovo, visto che c'era dentro Arcanista e Liliana. Cioè, Arcanista è il vecchio, Liliana è il nuovo. Lista abbastanza particolare. Lista abbastanza particolare. Noi non abbiamo giocato al meglio, eh. Potevo tenere Maru in open per fare company e chiudere un turno prima, forse. Vabbè, non è cambiato nulla alla fine dei conti. Alla fine, forse, gestirgli Liliana e costringerla allo scarto non è stata così male, visto che avevamo giù Freya Lisa, eh. Contro Cosmo. Ciao, Ragna! Questa è una delle mani pericolose. Si malliga per forza. Anche se due mana li avevamo, eh. Però sulla draw, se lui ha removal di primo, non si può tenere questa mano. Ha malligato anche lui. Mandiamo via Jaspera. Vogliamo avere un sacco di mana gratis. Probabilmente sì, perché non abbiamo la certezza che Arcidruido rimanga in vita e Jaspera è troppo lenta. Se lui è Maghi, Jaspera sarebbe stata migliore. Però non tengo mai una Jaspera sopra un elfo mistico, anche se ne ho tanti. Vediamo come si mette. È Maghi. Porca miseria. Quanto detesto avere ragione. Però avendo pescato adesso company, più elfi mistici si ha, più lui probabilmente riesce a gestirci peggio la board. Ok, terra basica, va bene. Io qua mi aspetto removal su mistico. Mi aspetto removal su mistico. Non può non fare removal su mistico. A meno che voglia appoggiare Balmor, allora è un altro discorso. Dipende dal matchup, tappo tutto e perdo tutto. In realtà in questo momento qua forse era meglio Jasper contro Maghi, però è andata così. Allora noi il prossimo turno... Ah, se lui ha removal mi spacca doppio pezzo, che è una cosa che non voglio mai fare qua. Quindi qui io faccio elfo mistico, vai. Vediamo quante removal ha, vediamo quante removal ha. L'importante è fare company di terzo ora. A tempo instant, probabilmente. Se lui con tre carte in mano, se avesse solo due peschini sarebbe il top. Però adesso troverà sicuramente un botto che riesce a flashbackare se è furbo. Trova un play with fire, ci ammazza due elfi. Ha tenuto anche in top, la vedo molto molto male. La vedo molto molto male. Tra l'altro Cosmo credo che sia un ragazzo della community. Credo, credo. Rispondo un secondo al cellulare, ragazzi. Quindi mi muto un attimo. Eccoci qua, bentornati. Allora, ieri sera ho giocato a Spara l'Elfo con Rakdos, ho fatto 9-10. Ci sta. Questi sono 8 danni pesantissimi, ma voglio tenere tutti i rampanti. Scusate, mi sta chiamando ancora mia morosa, devo rispondere. Perdonate, ma va così stamattina. Allora, la company è andata malissimo, purtroppo, perché non ci ha girato il War Master che ci avrebbe flippato la partita. Quindi secondo me questa partita ormai l'ha vinta già Maghi. Può farci 11 danni senza troppi problemi, può fare removal che vale per 2. Qui secondo me, se ha un'altra carica in mano quel Balmor ci uccide. Vediamo. Cosa ne pensate del discorso standard allungato? Abbiamo parlato tantissimo ieri sera di me. E ne ho parlato anche con la PMR. E sì sì, il 7 esce l'11, confermo anch'io. Non sappiamo se è una cosa buona, nel senso che in realtà se non bannano tanto potrebbe diventare il formato più brutto di Magic. Se non bannano tanto.
se bannano tanto e bene, e sbannano anche, può essere una soluzione accettabile questo standard allungato. Così può essere un disastro. Cioè, il problema grosso di questo standard adesso è che se non gestisci bene, 3 anni di standard sono veramente troppi. 3 anni di standard sono veramente troppi, ragazzi. Voi immaginate 3 anni di standard in cui Shieldred resta non bannata per tutto il tempo. Perché se è così, ragazzi, giocare 3 anni in un formato dominato da una 4-5 a questo 4 non è, secondo me, la migliore delle cose, ecco. Secondo me devono gestirlo proprio a puntino. E ripeto, secondo me, e sono sempre pareri miei, per questo continuo a ripetere secondo me, quindi se non siete d'accordo va benissimo, bisogna intervenire di cattiveria, di cattiveria in un formato del genere. Questo cosa significa? Significa che ogni mese deve esserci una banlist. Ogni mese deve esserci una banlist, ragazzi. Perché altrimenti si rischia... Siamo contro Cerbelcher. Si rischia davvero di fare del macello. Da noi si dice macello. Non so se da voi dove vivete si dice in questo modo. Io spero che non abbia Vratta. Se Vratta ha vinto. Si rischia di fare del macello e si rischia di fare il formato veramente più brutto di Magic the Gathering, ragazzi. Perché si è fatto terra stappata a Vratta tutta la vita. Ah no, lanterna. Se Company mi gira un Lord, siamo Lethal. A posto. 2 Lord. Vinta. Easy. 4-1. Questo è il motivo per cui amo Elfi, eh. Sì, secondo me ogni mese, ragazzi. Secondo me ogni mese. Perché 3 anni, se no si gioca sempre la stessa cosa, ragazzi. Sempre. Vogliamo essere magnanimi? Vogliamo essere magnanimi ogni 2 mesi. Però per me ogni mese lo standard lungo va gestito. Perché è vero che si rischia di perdere dei soldi a livello monetario se qualcuno ha comprato. Però, però, a parte che si abbatte il prezzo così, perché se io compro una carta e ci investo sopra tanto, ma so che quella carta potrebbe essere bannata di qui a qualche giorno, nessuno ci investe così tanto, quindi è più facile, probabilmente, avere la possibilità di avere un saliscendi di prezzi legato di più alla performance che alla longevità della carta, no? Non so se mi sto spiegando, nel senso che ecco, siamo contro Jeskai, quindi qui fare Company in teoria è abbastanza importante, no? Sì, abbastanza importante. Passiamo. Vai. Cioè, capito, se... Sono d'accordissimo con te, la variazione di standard nel deck era importante, così si rischia un altro formato totalmente... Esatto. Sono formati istantie, esatto. È quello che dico anch'io. Beh, se qui hai... Ci fai ultare Freya Lise? No. Vabbè, fai counter. Fai counter e ce la giochiamo così. Ok. Quindi adesso lui avrà te in mano, io gli faccio vedere solamente... Allora, così un Clan Caller, perché? Perché con Clan Caller, meno per 5, lui è costretto a intervenire... Grazie, Navi! Grazie mille per il 6° mese. Lui è costretto a intervenire con la Vratta, perché sennò sono 7 danni a turno, e io il prossimo turno ulto di Freya Lise. Io invece voglio che lui vratti ora. Vai. E ultando di... Comunque lui è la versione Jeskai, quindi adesso le Lightning Helix possono colpire Freya Lise e il Lord, ma non buttano giù il Llanowar Elf che ogni turno fa male. Bon. Adesso rimettiamo dentro quello che costa di meno, quindi Elfo... No, prima questo e poi Elfo di Llanowar, perché così pesco 3 di Freya Lise intanto.
ho giù comunque una board, lui deve rivrattare e noi poi si riparte in teoria. Tra l'altro, ecco, abbiamo già un sacco di terre, possiamo giocarlo di mano Crater of Beamoth a un certo punto, se non a Counterspell. Comunque, dicevamo, se c'è la possibilità che le carte vengano bannate più spesso, ragazzi, c'è anche più paura nell'acquisto. E dare più paura nell'acquisto, fidatevi che a un certo punto smorza il prezzo di standard. Per l'appunto perché la gente si sente meno fiduciosa nel comprare. E fa in modo che ci sia un saliscendi di prezzi, di valore anche su delle carte che normalmente non vengono giocate. Buongiorno, ammiraglio! Quindi, secondo me, una ban list ogni mese, che poi non vuol dire che bannino una carta ogni mese, vuol dire semplicemente che gestiscono il formato ogni mese. E secondo me questa è una cosa molto importante. Gestire il formato ogni mese vuol dire davvero ricercare il modo migliore. Ma non l'hanno fatto per dare più sicurezza negli acquisti? Non proprio. Lo hanno fatto per far tornare competitivo lo standard cartaceo. Per far tornare a giocarlo. Avrà Wandering Emperor lui. Il problema, ragazzi miei, è che non so se è la mossa corretta. Attenzione, se non hai Emperor o Settled of Reckledge, come fai? Hai removal su un pezzo? Sono comunque 6 danni qua. Sì, ma Navi, però così non attrae giocatori. Cioè, è quello che hanno detto loro effettivamente, eh? Quindi ci sta il ragionamento che stai facendo. Però non è obiettivamente così, se ci pensiamo, no? Perché, cioè, se io prolungo un formato ma non intervengo col martello qualsiasi volta ci sia una carta che me lo rompe o che me lo polarizza, io perdo giocatori, perché quella carta polarizzante guadagna sempre più valore. Ergo, tutti quelli che cercano di entrare nel formato successivamente a delle uscite delle espansioni devono acquistare quella carta. E il prezzo è sempre sempre di più. Ciao Umbe! E il prezzo è sempre sempre maggiore. Quindi non sono del tutto convinto che il ragionamento sia buono. Poi però ripeto, il discorso di partenza è sempre: magari hanno fatto la scelta più giusta del mondo. Ok? Magari hanno fatto la scelta più giusta del mondo. Se qui fa fratta abbiamo vinto perché facciamo Crater Hoof di mano. E magari hanno fatto il discorso più giusto del mondo. Però io non sono così fiducioso, perché ci sono tanti risvolti negativi dietro quello che hanno fatto. Un mana può avere removal su Clan Caller, ma non può uccidere Behemoth, quindi in teoria GG per noi. Avete mai visto un Crater of Behemoth castato di mano con le terre? Eccolo qua. Boom! E siamo a premio. Boh, ragazzi, io comunque Elfi continuo a pensare che sia un ottimo mazzo in Historic. Fa fatica, ha dei matchup molto difficili. Però poi fa queste cose. C'ha Freya Lisa turno 2 che secondo me è devastante. Bah. Non lo so. Questo account è basato solo su Elfi, tra l'altro, quindi non lo so. Vero, ma perdi i giocatori che già hanno esperienza e che capiscono quello che sta accadendo. A loro credo che interessi che i nuovi giocatori partano da standard per poi magari spostarsi. Non lo so. Paolo, Elfin Explorer è altrettanto forte, ma mi piace di più in Historic con Freya Lise. Aggiungere lo scettro, intendete con Karn, non mi fa impazzire. È una win condition che c'è, però non so. Buongiorno Magic Dream Storm, andate a seguirli, ragazzi. Ottimo negozio che streama. Sì, sì, Angeli è molto forte, ma prima di giocarlo voglio aspettare l'uscita di Aftermath, perché uscirà il rianimino a 3 che secondo me ci entra per forza. Buongiorno, buongiorno. Sì, Navi, o bimestrale o addirittura ogni mese. Secondo me, grazie Lore, secondo me è un cazzo Mirror, solo che lui è rampante di primo. Però ha 3 carte in mano, dipende, bisogna vedere cosa succede. Secondo me, ragazzi, standard triennale, o mi dicono che vogliono cambiare il... Ah no, Mono G-Stompy, ah, ma allora è ben diverso. Mono G-Stompy è ben diverso.
Vai. O mi dicono che vogliono cambiare e renderlo proprio un esteso. E ci sta, eh. Me lo dite, io lo accetto, ci sta. Matrimestrale, cioè scusate, triennale, come sempre è stato standard, pesantina come cosa, secondo me. Poi magari, ripeto, mi sbaglio, hanno fatto la loro scelta più bella del mondo, cioè io non voglio mettere le mani avanti in modo sbagliato, però un pochino sono preoccupato. Cioè, su Arena, ragazzi, il meta si risolve talmente velocemente che noi non ce ne accorgeremo neanche del... cioè, che noi ci accorgeremo subito del problema se esiste. E allo stesso tempo perderà giocatori Arena, per quanto riguarda lo standard. Se invece... No, non c'è nessun problema, Lore, era per il ban che c'è stato, mio. Se invece agissero tempestivamente, con gestione del meta buona e corretta, ciao Debo, probabilmente potrebbe diventare più bello, perché diventerà variabile, diventerà un formato accessibile, diventerà qualcosa che ci stupisce sempre di più. Ed è una cosa buonissima questa. Ed è, spero, quello che vogliono fare proprio con questo standard. E siamo 6-1. Quindi io spero quello, e sono sicuro che se iniziano a lavorarci bene, con progettazione di set fatti bene per il triennio, ci possono arrivare a questa cosa. Vero è anche quello che diceva ieri sera la PMR, e cioè standard ha sempre avuto il problema dei due mazzi dominanti nel formato, eh? Quello c'è sempre stato, ragazzi, ed è vero. Però io sottolineo anche, qui forse non è un problema di mazzo dominante, ma è un problema di una polarizzazione attorno a tre carte molto forti. Perché credo che sia innegabile che Fable of the Mirror Breaker abbia decisamente spostato gli equilibri. Si può kippare. Non c'è il drop a uno, ma si può kippare. In standard Skelv di turno 1 Selesnya. Sei umani? Potrebbe essere umani, eh? Umani non è un bel matchup. Sì, è vero, in questo caso è un mazzo dominante. Su questo sono assolutamente d'accordo con voi. Ah, ma lui è martellone? Allora abbiamo perso. Non abbiamo in mano Boseiju. No, Nico, è un'ipotesi. È una ipotesi che sto facendo su come potrebbe essere gestito bene lo standard. Perché da quel punto di vista è molto possibile, ragazzi. Vabbè, se fa martello siamo morti. Se fa cintura siamo morti. Abbiamo vinto, Fabrizio. Abbiamo vinto. Martello in arrivo? Cintura in arrivo? Però sulla terra rimane equipaggiata? No. A parte il fatto che non vola, quindi poi il prossimo turno, anche se rimane equipaggiata... Ah, gli dà protezione dal... vedi che però non rimane equipaggiata. Il problema è che può dare protezione dal verde il prossimo turno, quindi qua si fa per forza questo, solo per mettere un blocco in più e attaccare. E devo buttare... Cioè, non deve averne un altro in mano. Se ne ha un altro in mano, ha vinto. E dalla mano stappata che ha fatto, secondo me, o ne ha un altro in mano a Kemba. Ha vinto, se ne ha un altro. Persa, è andata così. Tra l'altro questa persiste a volare così, quindi comunque siamo morti. Bella, 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 bella. Quindi 6-2. Vediamo se chiudiamo 7 o stiamo a 6. Vediamo un po', vediamo un po'. Bello il suo mazzo, interessante. E il fatto, molti ci siamo dimenticati di Nexus effettivamente, però c'è in Historic, quindi ci sta. No, Nico, non puoi limitare le carte in Magic. Non si può, ragazzi. Cambi completamente il sistema di gioco limitando le carte in Magic. E poi il gioco ne subisce malamente il retrocolpo.
No, le limitazioni no. Una ban list giusta, una ban list giusta può essere che agisca bene sul gioco, sul formato più che altro. Anche perché c'è un grossissimo rischio. Cioè, se tu non banni determinate carte in standard, rischi di dover sempre stampare con uno standard triennale delle carte esponenzialmente sempre più forti per rispondere a quelle carte lì. Perché altrimenti si giocheranno sempre le stesse carte per 3 anni. Quindi, c'è da riflettere, eh? C'è da riflettere parecchio. Lo fai lo stesso, Nico, perché se tu hai in mano Fable, e Oppo non ce l'ha, perché se ne gioca una per, chi l'ha pescata è in vantaggio rispetto all'altro. E non è una bella cosa. Cioè, non stai giocando propriamente ad armi pari. Oddio, potresti giocare comunque ad armi pari, però è un po' diverso, è un po' diverso. Ah, siamo ancora contro di lui? Niente, allora morti. Anche se abbiamo una mano un po' più veloce, però moriamo ancora. Peccato, abbiamo trovato 2 volte lo stesso player con martellone. Anche se dipende come parte in questo caso. Perché prima è partito di Sidgarda. Se adesso non ce l'ha. Adesso ha Ornitottero Sidgarda addirittura. Ah, ok. Beh. Vediamo cosa succede. Quindi davvero c'è gente che non sta giocando. Cioè, secondo me il fatto che ci sia Android Down. Guardate quanto è cambiata. Di mano? Così. Guardate quanto è cambiato il matchmaking di Arena. Senza la presenza di. Android attivo. Pazzesco, eh? Pazzesco. Declino. Pazzesco. Quindi c'è tanta gente che gioca su Android. Cos'hai pescato a un mana? Questa cosa mi fa abbastanza paura. Bene, sicurezza metto dentro Jaspera. Ma per sicurezza, va. Vai. Mettiamo dentro Jaspera per sicurezza. Mana Tide! Ma ce l'ho il mana, uè! Che spreco, Oppo. Avevo il mana in pool. Beh, lui deve avere Sidgarda a doppio martello ora. Kemba non ti basta. Abbiamo vinto. Dovremmo. A parte che abbiamo Bosei giù. Ma poi comunque siamo open di Mana Tide. E dovremmo aver vinto ora. Non gli dovrebbero bastare i blocchi. Combat. Vediamo. Andiamo a premio. Per ora sì. Per ora sì. Cosa può avere un mana? GG? Ok. Ragazzi, io l'ho detto sempre che Elfi secondo me non tramonterà mai in Historic. E questa è la conferma. Anche Goblin è risalito, tra l'altro, nella versione combo con Cabaretti. E questo è un set non facile, per carità, però è un set che è durato poco. E alla fine dei conti si è portato a casa anche l'ultimo match con cui aveva perso la sesta. Quindi, cioè che era già la settima, l'avete capito cosa intendo, il 6-2. Quindi, boh, io sono sempre un sostenitore del fatto che Elfi sia un ottimo mazzo in Historic. Allora.